Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotrico, anche questa puntatona dal colore di scrittura creativa. Oggi parleremo rapidamente del principio di consistenza in RDCF. Questo podcast è di fatto l'espansione del podcast precedente, coerenza e plausibilità di una favola di RDCF. Se non l'avete fatto, ecco, vi invito a visionarlo, il link lo trovate in descrizione di questo file. Ok, il principio di consistenza è una tecnica che si applica all'albero della trama per rendere la storia quanto le scelte dei personaggi logicamente attendibili, reali, concrete, tanto da apparire materialmente fondate. Espresso così, il principio di consistenza appare fumoso, etereo e poco utile. Facciamo un esempio astratto e concreto. Poniamo che quello che vedete a video sia l'albero della trama che avete sviluppato per rendere la storia plausibile nelle scelte dei personaggi quanto nella tecnologia. I sentieri dovranno sottostare ai vincoli Pestel quanto tendere agli obiettivi prefissati del protagonista, evitando gli eventi nefasti che l'autore non vuole che accadano, ad esempio la morte del protagonista o dei protagonisti, morte precoce ad esempio. Sappiamo che i sentieri che portano ad esiti non voluti dall'autore saranno tagliati per evitare che la favola sbatta in un cul-de-sac senza uscita, da cui in RDCF non potrete usare il Deus Ex Machina, oppure la magia, oppure la tecnologia Black Box per salvare le penne al protagonista principale, oppure ai coprotagonisti. Quindi, per evitare che appunto si arrivi a un cul-de-sac, oppure che il lettore sagace ed acuto, con un alto spirito critico ed una sospensione di incredulità molto sottile, è possibile per evitare questo appunto che il lettore non, bisogna fare in modo che il lettore non si ponga nella lettura alcune domande che potrebbe intuirne l'esistenza, percorrendo alcuni rami della favola che appunto sono stati tagliati. E per questo dovete usare il principio di consistenza, appunto, per tagliare questi pensieri ai potenziali, diciamo, lettori sagaci. Che vuol dire in senso pratico usare il principio di consistenza? Ecco, vuol dire che dovrete tagliare non solo i rami della favola che portano dove non volete, ma che dovrete tagliare anche le sequenze della favola che sono antecedenti e che potrebbero condurre a questi nodi. De facto, oltre ad amputare, nell'esempio di cui abbiamo parlato, gli omini rossi, che rappresentano la morte del protagonista, ecco, dovrete tagliare, per il principio di consistenza, anche i rami blu, appunto, che sono stati amputati dal principio di consistenza, in modo che prudentemente si tagli anticipatamente le possibili sequenze che potrebbero condurre ad intuire al lettore l'esistenza di un cul-de-sac. In questo modo anche i lettori che hanno un alto spirito critico ed una sottilissima sospensione di incredulità non avranno a rischiare di porsi questi quesiti circa la favola, del perché non è accaduto questo o quest'altro, o del perché il protagonista non ha fatto questo o quest'altro, perché la tecnologia non poteva fare questo o quest'altro, oppure perché la tecnologia poteva fare solo questo e poco altro. Andiamo adesso ad ascoltare un esempio classico in cui io vi ho applicato il principio di consistenza in una scena d'azione. Battle for Aswan, V1.0, capitolo 8, il settimo giorno, da pagina 43 e seguenti. Il Guzzler di Amjad aveva i motori spenti, quasi tutto l'equipaggiamento interno dell'M1 Abrams era offline, mancando la corrente elettrica. Era necessario tenere tutto spento, perché il consumo di carburante dell'M1 Abrams, ancorché in sosta, era esorbitante e già c'erano seri problemi logistici ad alimentare tutte le brigate dei super assetati Main Battle Tank M1. Amjad non ebbe modo di accorgersi dei molti droni che attaccarono il suo carro armato. Il pezzo principale esplose, i visori termici e mitragliatrici esterne detonarono, nonché le giunture dei cingoli destri andarono in pezzi.
ci furono poi anche un paio di esplosioni sulla corazza frontale, ma nessuno ebbe a morire all'interno del carro. Amjad dette l'ordine di accendere il motore e lanciare un diagnostico del carro armato. Fu subito chiaro che il suo bellissimo M1 Abrams era stato ridotto un ammasso di ferro inerte. Il servente al pezzo principale urlò preso dal panico: «Signore, il mezzo principale, il pezzo principale, il cannone è stato disabilitato! Non possiamo più sparare, non possiamo difenderci!» «Usciamo dal carro!» urlò Amjad, che uscì dalla torretta come un gatto, seguito da Mohammed, il servente al pezzo. Gli altri due non furono veloci, disabilitavano i sistemi interni e stavano prendendo armi, munizioni e borracce. Non fecero in tempo ad uscire. Un paio di colpi diretti di un T-80 e un T-72 centrarono in pieno il carro di Amjad, facendone saltare per aria la torretta, che era già stata danneggiata dai droni. Poi il coacervo di lamiere contorte si accese come una torcia fiammeggiante, a causa del carburante interno e delle munizioni che presero fuoco. Amjad pensò che le detonazioni dei droni avevano certamente aiutato i tank nemici a prendere la mira corretta. I due tank subsahariani ignorarono Amjad e Mohammed e mossero verso un altro M1 Abrams che era più distante alla loro sinistra. I due carristi erano a terra quando sentirono fischiare dopo pochissimo tempo varie raffiche d'armi automatiche sopra le loro teste. Solo Amjad era riuscito a prendere l'M16A1 con la propria cintura di munizioni. Mohammed, colto dal panico, si era scordato di prendere il suo fucile. Ormai il tank bruciava, Mohammed non aveva più modo di andare a recuperare la propria arma. Azad correva irato e sprezzante nella notte, verso il grande rogo del tank di Amjad che bruciava come un roveto ardente, illuminando il deserto circostante. Azad era seguito da suoi fratelli e compagni della tribù, che disposti in linea si sentivano per la prima volta capaci di ottenere la giusta rivincita contro i carri armati egizi, che dopo i massacri che le loro mogli, loro fratelli e sorelle, genitori avevano subito per mano dei cani egiziani. Amjad fece fuoco con il suo M16A1 in modalità colpo singolo, per risparmiare i colpi, dato che aveva solo 4 caricatori come riserva. Tra i vari colpi che Amjad sparò, mirando ai flash che vedeva nella notte, era più o meno Azad, il quale fu colpito da 2 colpi al ventre e cadde a terra. Un subsahariano armato di machete, che portava le extra munizioni per Azad, si fermò a raccogliere il grosso mitragliatore PKM e tutte le sue munizioni, poi corse via, lasciando Azad agonizzante nella notte, nella gloria subsahariana. Amjad si rotolò molte volte verso la sua sinistra per cambiare posizione e allontanarsi dalla luce proveniente dall'incendio del suo carro. Inoltre l'M16A1 frontalmente faceva parecchi flash dalla canna. Ogni volta che Amjad sparava, regalava involontariamente ai nemici l'idea da dove stesse sparando. Mohammed era un soldato di leva, non aveva esperienza come Amjad, che era un militare di carriera, per cui il giovane servente al pezzo non fu altrettanto pronto. Fu ferito mortalmente dalle grandinate di colpi in 7.62x39 che provennero dalla fanteria subsahariana, che era in avanzata. Amjad lanciò una delle 2 granate fumogene e poi corse zigzagando, quindi lanciò alle sue spalle anche il secondo suo ultimo fumogeno, e dopo poco smise di zigzagare e corse in linea retta verso est. Amjad si scapicollò finché esausto cadde a terra spossato, tossendo come un tubercolotico. Dopo che ebbe a riprendersi, si accorse che nella fretta d'abbandonare il carro armato aveva dimenticato la sua borraccia, e quindi la sua situazione era davvero critica. Era da qualche parte nel deserto egiziano ed era rimasto appiedato e sganciato dalla sua unità corazzata. Era ancora notte, doveva sfruttare il buio e le temperature notturne per raggiungere il più presto possibile un qualche centro abitato. Eppure avrebbe dovuto trovare della fanteria egiziana a cui aggregarsi, altrimenti sarebbe morto di sete o per mano dei subsahariani. Nel cielo notturno si sentiva il rumore di molti aerei che si davano battaglia. Ogni tanto si vedevano grandi esplosioni nel cielo, con rottami incendiati che cadevano al suolo come tanti fuochi d'artificio. Verso ovest si vedevano i brillamenti delle esplosioni che detonavano come lampi, seguiti dai tuoni di un gigantesco temporale che portava tempesta e morte.
Erano i colpi di cannone dei tank dei subsahariani che stavano facendo a pezzi gli M1 Abrams egiziani, che erano stati precedentemente disabilitati da mini droni esplosivi. Poi Amjad vide all'orizzonte, non troppo lontano, tantissime luci e crepitii di mitragliatrici, colpi di mortaio che esplodevano. I subsahariani combattevano forse contro delle postazioni di fanteria egiziana. I tank nemici manovrarono e rapidamente ebbero la meglio. Giunsero poi all'improvviso degli elicotteri da battaglia egiziani, i quali aprirono il fuoco distruggendo alcuni dei tank nemici, che esplodendo illuminarono la notte del deserto con come nuove fiaco. Dopo qualche tempo furono lanciati alcuni manpad da terra che finirono per arpionare gli elicotteri da battaglia egiziani. Gli altri elicotteri da battaglia egiziani furono abbattuti, probabilmente con missili sparati dagli aerei sudanesi, che erano a quote più alte. I tank nemici, che erano numerosi, sembrarono riprendere slancio. Thank you.